politica di questi tempi, prendere su qualcuno che non si conosce può essere pericoloso, eh. Come no? D'altra parte, col lavoro che faccio, scambiare quattro chiacchiere ogni tanto fa anche bene. E allora? Quella lazzarona di mia moglie mi fa, dice: senti, Augusto, io approfitterei. No, aspetta, non ha detto approfitterei, ha usato un'altra parola. Ha detto, beh, sì, insomma, dice: se te stai via venerdì, sabato e domenica, io approfitterei, proprio approfitterei. Approfitterei per andare a trovare mia sorella Cleofe, che è un pezzo che non la vedo. Ed è proprio lì che lei si è tradita, perché appena una settimana prima io ero andato a Barletta, in provincia di Bari, per prendere su un carico di vino, che poi però non se ne era fatto niente. Vabbè, è capitato proprio come le barzellette, hai capito? Che sono rientrato un giorno prima del previsto. E lei l'hai pizzicata. Ma che magari. No, trovo che lei non c'era. Il ragazzino piccolo era lì da certi vicini. Vabbè, toh, eccolo lì, mio Carletto, guarda che bel bambino, è il mio ritratto. Poi anche lei però mica male, eh. Papà, non correre, pensa a noi. Perché se papà corre troppo, arrivo prima a casa. Cos'è che ha detto il picciolino? Dice che gli fa male un po' la schiena. Posso mettergli il giaccone dietro? Ah, sì, sì, prendilo. Grazie, Allora, dov'è che eravamo rimasti? Che Carletto stava... non mi ricordo dove. Stai zitto. Ah, sì, 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 sì. Tu. Insomma, io arrivo, e lei non c'era. Poi finalmente verso le 11 torna a casa e mi racconta che era stata da sua sorella Cleofe. Io ho fatto finta di berla, ma poi la seconda volta, quando questa lazzarona, quando mi dice da mia sorella Cleofe, che è un pezzo che non la vedo, poi dico, qui c'è qualcosa che mi puzza, E allora? E allora che hai fatto? Che ho fatto? Niente ho fatto, no, mettetevi nei miei panni, cosa potevo fare, Beh, spero che una bella scrollatina l'hai data. Sì, per questo modestamente ci ho dato una scrollatina che hanno dovuto portarla all'ospedale di Faenza con l'auto pubblica. Sì, 40 giorni salvo complicazioni. E dopo, quando gli hanno levato il gesso alla gamba, i cosi qui, i punti, le graffette alle labbra, che non poteva neanche parlare, io ci ho detto, sentimo bene Anita, patti chiari, amicizia lunga. Se te fai un esposto alla PS, stavolta quando esco ti faccio male sul serio. Mi spiego? Ma per il resto cosa vuoi? C'è di mezzo il Carletto. Dire che non era mica così prima, no? Oddio, non è che la vita è stata mai una donna di casa nel vero senso della parola, no? Apatica. Capito? Apatica. Lei si alza la mattina, aspetta di prendere il suo bel caffè, poi accende la prima sigaretta della giornata. Fuma sai! Una vaporiera. E io, cretino, gli ho anche portato 5 stecche di Svizzera da Lugano. Sì. Intanto però sono qui che mi tormento e che mi dico a quest'ora la mia Anita. Che starà facendo a quest'ora la mia Anita? Che starà facendo? No, niente, diceva così, insomma. Ale, picciolino! Com'è strana la vita. Lasciava parlare, dico, fammi dire una parola, no? Vabbè, dice, lei parla. Senti, poi gli dico, sto mica sposata per interesse. E lei sì. Allora io, culo sbataflone! Allora io vado, Augusto, ci vediamo al prossimo casello. Ciao. Ecco qua. Ecco il punto. Serviti, signorini. Grazie. Io sono un uomo che non pretende mica tanto, poche pretese, però su quello non transigo. Andiamo, va. Ehi. Con calma, eh. Oh, voilà, che sennò facciamo tardi. Oh, senti, aspetta un momento. Oh, sentite voi altri. Sentite, io ho incontrato questa mia mezza cugina che è un pezzo che non la vedevo, devo dirci delle cose, eh. Va bene? Oh, intanto voi mangiate, mangiate, ordinate quello che volete, capito? Oh,
Cioè, a me sa che la moglie di Lulla tiene ragione quando va da quella sorella. Cleofa. Cleofa. Vero o no, Sinè? Mo. Sì, ma perché ti chiamano cinese? No, perché mi è rimasto appiccicato fin da piccolo, quando ho fatto le itterizie. Sai le itterizie, quando vieni su tutto giallo, no? Ah. Oh, a proposito, ma lo sai che tu sei l'unico che ci permetto di chiamarmi cinese? Lo so, sì, perché insomma noi siamo amici, è vero o no? Certo che siamo amici. E poi cinese mica è tanto brutto. Ciò sotto è brutto. Va bene, non ti ci chiamerò più, prometto. No, io mi merito. Ma sai che quando capo camminare parlavo, io mi giù quasi dormuto. E poi quando mi sono svegliata, ho trovato tutto il giaccone bagnato. Povero, sa. Cine, ma come ho già fatto? E tu legatelo, ostia, no? Cine, ma tu stai pazziando. E che tu credi che non l'ha già fatto all'istituto? Te lo sei legato? Eh. Ma ha funzionato. Tutti una volta, mezzanotte, boom, l'ha già acchiappato. Ma era una bomba, ha giù un affiato o tre lì e ti ha preso mio. Ha visto, Cine, tutta la camminata che strillava. E io come si chiama stretto in dei mani, che naffiava. E tu rino pure, maronna. Avanti, ma cosa ti costa dirmelo? Dimmelo, su, per te lo stesso, no? Sì. Dimmi che sei la mia Anita. Dimmi che mi vuoi bene. Dimmi che mi vuoi bene. E fra noi non è cambiato proprio un bel niente. Che sei sempre la mia Anita che mi vuole tanto bene. Avanti, dimmelo. Ma non me ne frega niente. Dimenticalo. Dimmi che sei la mia Anitina. Su, dimmi. Io sono la tua Anita. Avanti, dimmelo. E va bene, sono la tua Anita. Come vuoi te. Anita, come vuoi te. Anitina mia. No, che sei brutta. Che sei bella. Eccomi, arrivo. Ah, ecco. Ale, mia cugina, mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Sì, sì. Oh, che bella musica. Dai, picciolino, monta. Ale. Oh! Sì, dica. Se mi addormento, tu svegliami, eh? Porca. Lillo. Lillo, canta, guardalo. È cotto. Aspetta. Canta, sennò si addormenta. Ma che c'è a cantare? Quello che ti pare. Mira il tuo popolo. Ah, sì. Mira il tuo popolo, bella signora, che pien di giubilo oggi t'onora. Che pien di giubilo oggi ti onora. Per me, oh Santa Vergine, prega per me.
buio. Ma è questa la maniera di guidare un cane? Che ammucchiata! Ma guarda che roba! Come che roba? Vi siete fermati a 5 metri? Ma è questa la maniera di portare il cagno? Ma lei dormiva? Io dormivo, ma si stavo cantando, sei testimone! Cantava, ma allora c'era il cornuto! Che cosa? Io sono un cornutone! Ce ne sono tutti! Ma come? Ma cosa fai? Un po' di mucanini. Ma cosa vuoi che facciamo? Dai, Augusto se la cava da solo. Ma non è giusto. Ma cosa possiamo fare, Lilo? Non dire scemate, non vedi quanti sono? Signore! La polizia. Però come va a fare? Svelto. Come va a fare? No, che fai? No, che aspetterà lui? Zitto. No, non è giusto. Stai zitto, cammina. No, Ginè. Scendi. No. Dopo che quello ci ha aiutato. Me ne frega a me, c'è la polizia, non vedi? Dai, corri Lillo, dai. No, non ti voltare, dai. Aspetta qua te. Ci baci languide caresse. Svizzera, interessa. Oddio, chi è? Cosa vuoi? Sigarette svizzere. Quanto le fai? Normale, 600. Normale, 600. Quanto costano, insomma? 600, il prezzo loro. 500. Le prendi tutte, allora? Beh, tutte, allora, 400. E va bene, fanno 8.000. Tu mi lire di resto, dai. Sbrigati. Come è andato? Normale, come avevo detto. Tutto previsto. Cinesi, no fenomeno. Ciao, bello. Attenzione, coincidenza treno locale per Faenza, Ravenna, Rimini, partirà al binario 2. Attenzione, coincidenza treno locale per Ravenna, Faenza, Rimini, partirà al binario 2. Cinema, io ho questa curiosità, ma tu come hai fatto a vendere in 448 queste sigarette? Mi spieghi? Beh, te lo spiego, ti posso dire il segreto. A me me l'ha detto un vecchio ladro, amico mio, che si era ritirato, diciamo così, per motivi di salute. Ah. Lui non poteva più rubare per via che c'aveva il cuore malato. E allora andava in giro vendendo della robetta, ma la vendeva. Ecco il segreto, la vendeva facendo credere di averla rubata. Hai capito adesso? Ah, è perciò. E allora? Perché la gente che è disonesta di suo, ma senza il coraggio di rischiare di persona, la gente, capisci, quando vede un buon affare, poco pulito, è ben contenta di approfittare. Hai capito? E così hai fatto tu. Chi l'ha cacciato subito in denaro perché ha visto che le sigarette erano a buon prezzo. E allora ha pensato che io vaglione l'avevo rubata, è vero o no? Che poi in questo caso non sbagliava nemmeno. Sì, ma... Cosa ma? Perché, ascolta bene, perché secondo te le ho rubate o no? Rispondi. Ma che se l'aveva sbambato tutte le stesse sigarette che è l'esso come si chiama? No, signore, noi l'avevamo castigato. Vabbè, dai, poi ce la aggiustiamo come ci pare. Tu però lascia sempre che sia io a fare le cose, perché tu bene o male sei incensurato, Lillo, è importante. Tu c'hai la fedina pulita, hai capito? Ricordalo sempre. Sì. Bene qua, troppo.
proprio i militari. Potrebbe passare alla ronda. Mm-hmm. Posa quel bicchiere, tu è piacere. Mamma, io ci ho fatto. Non so, fa bere tua sorella. Fa bere tua sorella, t'ho detto. Siediti lì tu. Te quei biscotti? Allora che fai? Non te li mangi quei biscotti? Signora, posso prendere? Sì, leva qua roba. Mamma, lascia. Un momentino, ragazzi. Molto gentile. Grazie, prego, prego. Su, bagnate state buone, via. Ma io sono... Oh, te prego, tesoro d'amore. Cameriere? Cameriere? Vengo, vengo. Oh, a lui un bicchiere di latte ben caldo con zucchero a parte. Poi due panini, meglio prosciutto che salame. Niente e... prosciutto, solo provolone. Vabbè, provolone. Oh, ecco, poi a me una piccola birra ben fredda, possibilmente alla spina e senza schiuma. Solo canadesi. Cosa? Solo canadesi. Ah. Temperatura ambiente perché il refrigeratore si è rotto. E vabbè, come pare a lei. Fanno 2800. Mm-hmm. Ecco qua. Vengo volando. Ma stavo dormendo. Cinema, ma perché gira dei soldi così ambresso? Perché fai conto. Dobbiamo telare in fretta. Succede qualcosa, almeno non ci portiamo presso anche col bambalino. C'hai sonno, eh? Un po'. Bisogna trovare un buco per la notte. Ma qui non è mica igienico. Secondo me è molto bazzicato dai PS. Arrivo, eh? Ecco qua. Hai, Speedy Gonzales. Uè, Lillo, guarda quello. Signora, scusi, aspetta la coincidenza per Roma? Sì, il treno dai 10 e 3 quarti. 48, ma qui il posto di ristoro chiude. Dovete passare in sala d'aspetto. Sì. Favorisca i biglietti, per favore. Un momentino che lo trovo, un attimo solo, abbia pazienza. Mamma. Che? Mamma, porto quel rompiscatole al cesso. Hai capito? Grazie. Allora? Abbia pazienza un momento, ecco, la bambina mi piange, un momentino. Ecco qua. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La bambina non paga. E anche gli altri due non pagano? E quali altri due? Quelli che sono andati al cesso, non sono suoi? Sì, ci mancherebbe pure questo, tanto ce n'ho pochi. No, no, e chi li conosce? Porca miseria, per un pelo, eh? Ma tu stai sempre in gambane, eh? Cine, tu sei un fenomeno. Bisogna stare sempre allerta, porca miseria. Se ci beccano salta fuori tutto, eh? Hai visto? Basta un ferroviere qualsiasi e per poco ci beccano. C'aveva ragione il mio papà. Di fidare sempre della gente in divisa. Dai tranvieri in su, per modo di dire, eh? Gente in divisa, gente in visa. Hai capito quello che voglio dire? No. Ma che la divisa ti condiziona sempre un po'. Perché diventi subito un prepotente. Tu prendi il merda, per esempio. Beh, quello magari a casa sua, senza la divisa... No, forse sul merda questo discorso qui non torna mica, eh. Quel merda lì, anche nudo, sempre merda resta. Hai freddo? No. La retta, allacciati bene. Comunque, se dovesse succedere qualche cosa... A che cosa? Oh, ci cercano, eh? Dici? A me mi sa che la gente non se ne fotte proprio noi. Beh, può essere. Comunque, se capita come prima alla stazione, che per una fesseria qualunque quasi ci beccano, io allora dico che la cosa migliore è dividerci. Adesso? Ma no, pirla, quando... Semmai è caso di pericolo. Io schizzo da una parte e tu da un'altra. Così, per confonderli. Allora, adesso stammi bene a sentire, eh? Se ci dovessimo perdere, appuntamento alla prima pompa di benzina sulla strada che porta giù, insomma, verso Napoli. Poi lì ci sono tutti i cartelli, li hai visti, no?
e diciamo chi arriva prima aspetterà, diciamo, 2 ore. E se entro queste 2 ore, Lillo, io o te, insomma, non ci dovessimo vedere, liberi tutti. D'accordo? Va bene? Oh. D'accordo? D'accordo? No! Come sarebbe a dire no? Ce n'è, se devi venire a te, io insomma non schizzo via. Perché se mi viene a me, tu veramente schizzo via. Qui bisogna trovare un posto. C'hai freddo? Dai, metti questo. Su, andiamo. Vediamo un po' qua. Ah, meno male, Lillo, è aperto. Allora, senti, io adesso vado dentro, tu resti nei paraggi e stai attento se per caso arrivo a metronotte. Hai capito? Un metro che? La lucciola, il vigile notturno, come cavolo lo chiamate? Ah, ma come ho parlato curioso con il milanese, ma quanti è notte? Va bene, tu mi aspetti vicino alla farmacia notturna, chiaro? Se vengo con qualcuno, che già fa? Ti inventi qualcosa, cos'è, non sei buono? Mica hai paura, eh? Sì, ce n'è. Tengo paura. Ma va là, stupidot. Dai, cammina, io torno subito, dai. Vai, dai. Ma sono 2 giorni che non si decide a scoppiare questo benedetto temporale. Ma d'altra parte cosa ti devo dire? Col film di Errol Flynn sul primo e con questo tempaccio, ma me lo dici chi esce fuori di casa stasera? Ah, non si batte un chiotto, ma io in casa non mi ci so più vedere, non mi ci so. A chi lo dici, cara? Ho messo il televisore a colori, ho messo anche la moquette azzurra in camera da letto. Ma insomma, guarda, ma quando a una certa ora mi piglia una smania che io devo uscire, devo andare sotto i portici, sai? Ah, oh, dillo a me, Cinzia. Pisciolino, ma cosa fai tutto solo a quest'ora? Aspetti qualcuno? Aspetti la mamma, eh? Il tuo papà? Sì, aspetto papà quando esce. Esce? E da dove? E quando esce papà? Esce quando io tengo 18 anni. Ecco fatto. E anche per stanotte la cuccia è rimediata. Povera Stellina, ma adesso che cosa si fa? Ma? Secondo me l'unica è accompagnarla in questura. Ah beh sì, direi. No. Oh. Ma non lo vedi mai il tuo papà? No, ma papà mio tiene i baffi. Io tenevo pure una fotografia, ma me l'ho già persa. Ma questo papà tuo, insomma, ma quando è che esce? Te l'ha già detto, no? Esce. Quando io tengo 18 anni, secondo la legge. Però l'avvocato ha detto che esce prima. Ma adesso con chi stai? Ma è possibile che non c'hai proprio nessuno, nessuno? Dimmi, Pisciolino. Ma io insomma, io sto con cinese. Come hai detto, Stellina? Cinese. Un mezzo cuginetto mio. L'anima del cuginetto. Ma questo qui c'ha quasi la barba, ostia.
Vabbè, insomma, ti arrangi. Sì, sì, non si preoccupi, signora. Sì, ecco, guarda, qui c'è il cuscino. Sì. Va bene, sì, guarda, c'è anche il lenzuolo. Vabbè che non ci serve perché adesso fa caldo, no, vero? No. Sì, senti, aiutami a tirare il lenzuolo. Senz'altro. Beh, certo, dovrai adattarti. Non è proprio un letto, insomma, ma è sempre un divano letto. Ah, senti, che cos'altro, aspetta. Vengo, Stellina. Ah, guarda, qui c'è anche la federa, va bene, sì. Vengo, Stellina, vengo. Vado, arrivo, Pisciolino. È proprio solletico. Ma quale solletico, maialino? Ma lavati. Ma guarda. Ma guarda che acqua nera che fai. Maialino. Ce ne fanno pure due, è bello. Tieni gli occhi ben chiusi, eh. Asciati su. Ma sono nudo. Non sarei certo il primo momento nudo che vedo. È troppo calda? No, è bella. Prendiamo l'accappatoio. Ecco qua. Oppla! Ma come pesi? Ce n'è una cosa proprio speciale. Fallo pure due, è bellissima. Ah no, per stasera non c'è mica più acqua calda. No, signora, non fa niente, la faccio fredda, è meglio. Ah, adesso una bella frusciola. Sì, mi piace. Una bella asciugatina, eh? Ah, che bello. No, chi lo darai questo bel pistolino? Hai fame? No. Sei stanco? Oh, lupo. Dorme, tanto avevamo già mangiato. Sì, ma domani mattina gli facciamo una bella colazione. Gli sbatto su due uova. Gli piacciono le uova. Sì, altro che. E poi, con calma, domattina penseremo a tutto. Bisognerà in qualche modo, non so. Beh, ma intanto dormiamoci su, no? Ma tu mangia, Guarda che in cucina è tutto pronto. Non ho mica voglia, grazie. Mi sarebbe piaciuto tanto avere un bambino. E ci ho provato anche, sai. Ma cosa vuoi? Io ho avuto una gravidanza a 16 anni, sai. Ma purtroppo un piccolo centro, senza marito, senza nessuno. E così andai da un macellaio. Questo vigliacco mi ha svuotata tutta, capisci? Potrò mica più averne ormai. Thank you.
Lillo. Lillo, sveglia, dai. Sì. Stai zitto, 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 zitto. Shh, piantala, dai, non parlare. Che succede? Piantala. Vai di là, i vestiti, dobbiamo andare, dai. Ma perché? Non fare domande, piantala. Forza. Ma io? Shh, zitto. Mi scarpe. Stanno di là, non ti preoccupare, vai. Prendi anche la mia roba e vestiti in fretta, hai capito? Non discutere. Ma perché? Shh, vai. Dai, Lilletto, fermati. No, signor, tu mi hai dato sciappa e non mi fermi. E fermati invece! Ho ragione io, caro mio. E poi cosa ho preso? Qualche spicciolo. Ma lei ci ha aiutato. Certo che ci ha aiutato. È una di quelle che mette la ciotola del latte fuori dalla porta per i gatti randagi. È un capriccio, capito? È tutto un gioco. E tu lascia che si scapricci coi suoi giochi, con le sue bambole. Ma noi dobbiamo difenderci, hai capito? Cosa pensi che sarebbe successo stamattina? Ti avrebbe dato l'ovetto sbattuto e poi dritto in questura. Non capisci? Per il nostro bene, poi, avrebbe detto. Dai, monsieur. A proposito delle nuove sbattute, ce n'è io. C'hai fame, eh? Io lo sapevo. Cinzia Parmigiani, via di Porta Castello 21. Ho visto tutto. Vorrà dire che appena ci abbiamo i soldi, glieli mandiamo per posta. Tanto. Hai capito? Sì, ma quanto? Adesso il capitale non si tocca. Poi vedremo, casomai ci avanzasse qualche cosa. Sì, quando azzeccammo 12 all'analotto. Ce n'è, ramenate che sti banane. No, basta, ne hai mangiate troppe. Sì, sai quando me ne mangiasse. Quante, un casco? Casco? Ma come parlato curioso col milanese? Ma perché voi altri napoletani come direste? Ma, Rocim, un cuofano, un candere, una bella mappata. E capite, ce n'è? In italiano, insomma. E questo sarebbe italiano, secondo te? Vai, su, andiamo. Adesso, però, se andiamo alla stazione, bisogna che ti cambi, eh. Devi sembrare un ragazzo per bene. E perché sto per male? No, però, metti questo, su. Ma si vuole sbrigare da me, questa consigliera, lei no. È una mezz'ora che aspetta, scusa. Devi aver pazienza come tutti gli altri. È un quarto d'ora che aspetto, me la vuol dare? Un quarto d'ora. Allora la prendo io. Tu fai presto, che prendi il treno. E vengo, aspetta, no? Quando si casino che mi stai a fare, mi dai il resto, va bene? Ho capito, le caramelle. Le caramelle? Sì, anche le caramelle, va bene? E prendo anche una banana. Voilà, prendi, 2500. Ricordati le mentine, hai capito? Sì, le mentine, ho capito. Ecco, allora prendo anche le mentine, guardi. Anche le mentine? Sì. Adesso mi dia il resto, no? Ma quale resto? Le ho dato 10.000 lire, le ho messe lì adesso. Ma io non ho visto niente, stai diventando matto. Ma che cosa vuole? Sì, mi dà il mio resto, per favore. Che cosa? Un resto anche a lei, ma quanto mai le ho visto io, le ho messe lì. Ecco, aspetta! Il mio resto, il mio resto. Basta, siete via, quelli in bospione. Secondo me mi hai anche fregato, sai? Ma hai fregato tu, ma hai fregato, disgraziato. Ma a me, proprio a me, doveva succedere oggi una cosa del genere. Niente, non ci capisco più niente. Fatto tutto, lo abbiamo incamerato. Ciao! Ciao! Bene, corno bene, ti pare come dici? Grazie!
vedi che sei un terrore. Mio figlio mi ha telefonato, capito? Cosa vuoi che ti dica? Beh, no. Ti capisco. È una proprietà. È proprio vero, sono tutto così. Dove sedere? Dai che ci stiamo tutti e due. Beh, diciamo la verità, adesso ci abbiamo davvero un bel gruzzoletto. Adesso il problema è non farci beccare dai controllori. Comunque a Napoli ci arriviamo sicuri. Cine, ma ci hai fatto mai caso che noi quando stiamo guaiati troviamo sempre cocco e mamma? Beh, veramente ce la inventiamo, eh. Sì, comunque, Cine, assunto, là sta, io sono sicuro. Se poi non c'è, oh, peggio per lei, noi ce l'abbiamo messa tutta. È giusto o no? Le dispiacerebbe, signora, stringersi un momentino? Certo, caro, siediti. Grazie. Un cioccolatino. Io. Prendi, prendi. Signora, gradisce? Faccia complimenti. No, grazie, caro. Permesso. Permesso. Fate largo, fate largo. Dove c'è? No, scappa il gesso, dai! E non aprire a nessuno! Permesso, permesso! Permesso! Largo, signori, largo, prego! Permesso! No. È successo qualcosa? No, signora, non c'è più. Permessi, prego! Largo! Permesso! Apra! 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 Occupato! Polizia! Aprite! Aprite, polizia! Ma è occupato! È un bambino. Largo!
Largo! State a passare! Fate passare! Presto! Presto! Su, bello, su, presto! State a passare, per favore! Prego, signori! Con la mano, accidai! Vengo! Lillo! Vieni via, dai! Non fa niente, Pino, vieni! Se non ci capite niente, ma che hanno rubato qualcosa? Ma quale rubato? Era una bomba! Ma chi ce l'ha detto a quello che gestiva una bomba? Per fortuna ci sarà stata una soffiata. Hanno fermato il treno, capisci? Se non c'erano quei due pula in borghese. Ma tu sa? Attento, Lillo! Maronna mia. Cine, ma potevamo zombare tutto per l'aria, vero o no? Vero sì. Ma perché? Vedi, è una cosa evasiva questa, mi pare che si dica così, per far saltare lo Stato, capito? E perché vuole far saltare lo Stato? Per pescare nel torbido, per vivere di prepotenza, perché il cittadino dice, uè, qui crolla tutto, e allora ci vuole il pugno di ferro, hai capito? Sì, ma tu se ne sa che cosa. Una cosa so con certezza, che qui tra un po' sarà ancora pieno di PS e noi siamo un'altra volta col culo a terra, chiaro? Dai, dai. E un momento, non sporchi le scarpe, non gli troppe i prezzi. Ma quali scarpe? Dai, cammina. Un loco, io comincio a correre una volta. Poi chi ne cagate? E va. E tu le salti, no? Tu le salti. Dai, guarda, qui c'è, fammi vedere la salta. Su. Sai, Lillo, quanta gente pagherebbe al mondo per essere adesso qui davanti a questa meraviglia? E quando pagherebbero? Ma va, già, è un modo di dire. A me mi bastasse che ci pagassero un biglietto per il treno per Napoli. Bella Roma, sai? Sì, ma mica è bello come Napoli. E poi vedrai, a Napoli c'è sto mare. Ma lo sai, Lillo, che io il mare non l'ho mica mai visto da vicino. Mai, proprio mai. Vedrai quanto è bello. Marina. Ma pure quello ce n'è.
Ma perché è che le fuma la pipa? Maria, vattene! Ma quando mi piace a fare da vicine! Ma sarai matto, te! Episodi di violenza criminale avvenuti recentemente qui a Roma stessa hanno recato viva amarezza al signor, nostro animo, favore. Così come a quanti nutrono sentimenti cristiani e semplicemente umani di rispetto alla vita, sacro dono di Dio. Desidero esprimere la mia profonda deplorazione per la ormai troppo lunga catena di efferrati delitti che offendono vivamente la dignità e l'onore dell'uomo. Pipa, tabacco, netta pipa, ma si vedrà, occhiali. Ah, buono, buono. Cioè, ma che l'ha recitato forte? Ah. Ah, ecco la grana. Ah, è dollaro. Ma... no, no, niente. Mica buona questa roba qua, si butta. No, ma è peccato. Ma cosa dici? È pericolosa, non capisci? Possiamo mica andare in banca noi. Ma il saldo buono, il nuovo, sta dove stanno? Eccoli qua. Ah. È una miseria. Ma io mi domando, vengono dal loro paese, chissà da dove, fino a Roma, per vedere il Papa, guarda che roba. Ma quando è in giù? Una miseria, 12.500, un'indecenza. Ma ti rendi conto? Ah. Qua c'è roba. Aspetta. Buono, buono, che sta roba buona. Alla, mica gnusa, ciocata e sdondata pure. Che schifo sta roba. Non ci potevo, però. Sono denti di ricambio, questa si butta. No, aspetta, che gli dici? Vedi mai che... Cosa? Non si sa mai. Sì, comunque quella roba lì io non la tengo mica, no. La tengo io, non ti preoccupare. Boh. Insomma, ripartiamo da zero o quasi. Al momento il nostro capitale ammonta esattamente a 12.500. Allora, la prima cosa è il mangiare. Poi cerchiamo un buco per la notte. D'accordo? D'accordo. Già da cosa vuoi? Dai, andiamo. Poi stai attento dove metti i piedi, eh? Cine, ma tu stanca? Non lo
lo so, ci verranno a dormire quelli di passaggio come noi. Ma tengo paura. Ma quale paura? Andiamo, dai. Ciao Paolino, addio per sempre e vaffanculo. A tutto il mondo. Mua. E basta! Mettetevi giù e piattatela. Vieni, per stanotte restiamo qua. Vai là, vai là. Giù. Oh, niente paura, eh. Oh, cosa fai? Cine, tengo freddo, ma posso staccare. E vabbè, azzeccati. Ma, oh, mi piscerai mica addosso, eh. No, no, Cine, lo sa, già la danotte, ho detto che la jeans, io non faccio più bagnato. Giù! Senti, ho detto! Porco cane! Insomma, con una limatina. Quello di letto. Socchiale speciale. Ma... Quante ne vuoi? A dir. Beh, sono 12 pezzi, a 500 di nuovezza sono... Ah, te togli i sacchi per tutto, occhiali compresi. 12 va. E vada per 12. Speriamo che non l'hai levato un morto. Amore, che c'è roba, amore, che c'hai? Io?
C'ho questo, diciamo così, servizio completo da fumo. Se interessa c'è la pipa, in netta pipa. E qui c'è anche la sua brava borsa per il tabacco. Se interessa, vero, passiamo uno stock completo e io ci do anche il borsello. Guarda che com'è nuovo. Ma dentro sei, sei de su, eh? Sono de Milano. Ah, un gratta milanese. È bravo. E pure per questo, vedi, pure per questo sono dovuto scintercino. La concorrenza. E poi mi è piata addosso. Andavo a rubare appartamenti di notte e sbagliavo tutti. Sigarettacce e zozze. La mattina manco mi sveglio su. Addosso. Addosso. Ma calla, visto? E giusto oggi pensavo. Giusto stamattina stavo a pensare se provassi a fumare un po' a pipa. Ne sto strozzando. Già, la pipa è un'altra roba. Chiaro. Quanto ne vuoi? Però mi devi dare un incontro tra colleghi, te pare? Ma ci si mette d'accordo senz'altro. Poi se è per la sua salute. Aspetta, vediamo un po' di. La provi pure. È peggio. Dai, dai a me che te la tengo io, dai. Ma cosa guardi? Devo chi? Dai, dobbiamo lavorare qua. Vabbè, magari qualcosina di più, no? 500 o niente? Va bene, 500. È bello, no, tutto. Li ho presi anche io. Ehi, Moretto. Sì, signor. Cosa vendi tu? Penne a sfera, cacciaviti, che cosa? No, vendo rose, però se aspetta un momento guarda il mio socio. Senti, te ne intendi tu di giardinaggio? Perché io avrei un terrazzo da mettere a posto, perché non fai un salto da me? Non mi interessa. Ti faccio un bel regalo, ci mettiamo d'accordo, ti pago il disturbo naturalmente. Lasciami! Cosa siete diventati tutti preziosi! Ma vai via, cola tu!
Oh, nano con sta matriciana! Dai, dai, un po'! Forza, dai, ah! Rotta la matriciana! Mi fa scoppio! Il pecorino ce l'ha messo! Tutto a posto! Oh, un altro litro! Un altro litro! Fresco! Sì, intanto ci do il pane! Grazie! Ecco qua! Allora, che famo? Ci dica lei, quello che c'è di buono! Dunque, i piatti del giorno sono... Beh, la solita matriciana, poi abbiamo coratella d'abbacchio, spezzatino con patate e bollita a picchiapò. Beh, magari questo picchiapò no, però per il resto assaggerei... Non vuoi che tutto, e poi la frutta gelata, grazie assai. Alla buona salute, figlie. Ma guarda lì, c'hai fame, eh? Vabbè, Lillo, per oggi mangi, diciamo, quanto vuoi, però da domani bisogna... Insomma, ci vuole una certa regola, hai capito? Il latte. Io mi ricordo che quando mio padre lavorava in tipografia ci davano il latte per disintossicarsi, hai capito? Sì, però, ce n'è, che sta picchiapò non me l'hai fatto mai assaggiare. Ciao, l'immobiliana, mezzo. Vabbè. Cameriere, per favore, sì, una mezza picchiapò, grazie. Sì, subito. Ah, io vorrebbe sapere quel pipilletto onde la mette tutta sta roba. So due giorni che vengono qua e lui si è magnato l'anima di mortacci sua, che Dio lo benedica, si fa per dire, vero? Hai capito? Guardate, ragazzini. Grazie a Dio, sono ragazzini veri. Uè, calcolato il pranzo qua, abbiamo ancora un cinquantone in cassa. Aspetta, 50.000 lire? Ma è tanto, Cine? Allora, rimane, pigliamo treno che biglietti regolare. Beh, non esageriamo, uno magari. Magari uno lo facciamo. Ma poi si vedrà sul momento, dai. Vabbè. Allora, è pronto? Ehi! Ah, scusi, sono... E che c'hai, la calata dei zuccheri? E con una buona salute, eh? Mmm, sono buone. Allora, se ormai chiudiamo? Sì, chiudi, chiudi. Comincia a spegnere le luci, eh? Chi è? No, niente pistole, capo. Stia tranquillo, si può? Venite un po'. Ma è tardi, eh? Dai, vieni. Grazie, eh. Allora. Eh? Il pollo e il riso. Sì, c'è un'amica supplì. Sì, qualche cosa c'è rimasto. Però vedi, è tutto fritto. Sei, me li incarta che li mangiamo a casa. Ecco, bravi. Io da chiudere, sennò mi fanno contravenzione. Ah, qua sono tutti buoni, come si dice, un bicchiere d'acqua una lira, ma sino un ugni
Quando è una certura gli va come si chiama e si rumbaghi, ma capito, no? Tocca ugne, morì. Ha capito come stanno le cose? Basta che ci cari 2 minuti, tocca ugne. Che ce lo fa? Ecco qua. Cosa pago? 2 per 6, 12, sarebbero 1.200, famo 1.000, va. Ecco lei. Grazie. Salve. Grazie ancora per lo sconto, E quei supplì che avanzano, li dia pure al suo gatto. Sempre se è di bocca buona, eh. Ma guarda, proprio a me siete venuti a sfotto, guarda che... Buonanotte! Arrivati lì. Ecco chi ha chiavetta. Girate, mi raccomando, non vi addormentate, Spegnete prima. Oh, poi se ci avete freddo, qui c'è qualche straccio, ci sono le coperte, insomma, vi arrangiate, capito? Siamo d'accordo? Ah, poi domani mattina alle 5 vi sveglio io, mi aiutate a scaricare le cassette della frutta e così va a buscare qualche cosa, va bene? Benissimo. Mi raccomando, spegnete, non ve lo scordate. Ciao. Grazie. Buonanotte. Grazie, buonanotte. Snee. Oh, vacci piano, sono mica noccioline. Nemmeno un pochettino lì letto. No. Mannaggia. No, mamma, la vado. Io ti avevo detto di non mangiarne troppe, però. Adesso però bisogna fare qualche cosa. Stai calmo, dai. Vieni, vieni, piano. Dai, aiutati lì letto, coraggio, su. Fai bravo. Non ti... Ma la sacca sta bene lì, dai. Cerca di calmarti adesso per un po'. Mi muoviamo la volta. Calmo, calmo. Chi è? Che c'è? Al pronto soccorso, presto. Oddio, ma che c'è? Oh, ma che perde sangue? Porca loca, muoviti avanti! Ma ragazzi, io non voglio rugni, sa. Oddio. Diatevene un altro, io sto a smontare, figurati. Stai calmo, su, senti. Se non ti muovi subito, giuro che passi un guaio. Ma metti in moto, stronzo di merda, avanti! Dai, ma proprio a me, proprio a me di prima mattina. Ma che sei, imbrogliato siete? Coraggio, Lillo, coraggio. Oddio. Ti muovi, avanti! E vado, vado, metti in moto, vado. Fanno fare l'operazione. Devi stare calmo. Ma quale operazione? Ti fa la lavanda e passa tutto. La fecero una volta mio papà. Per via che a lui ci piacevano i funghi, sai. Ma ti passa tutto, te l'ho detto. Stai calmo, Lillo, dai. È un'intossicazione, è una stupidata. Ma tu sai com'è, è vero? Sì, 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 certo, Lillo, certo. Scusi, manca mica molto al pronto soccorso, vero? Sì, sì, ci siamo quasi. Come va, ragazzino? Arriviato? Sì, sì, va già meglio, va già meglio. Oddio, Ginè. Senti, Letto. Mi senti? Mi senti? Devi stare calmo. Stai bene attento e ascoltami. Tu non ti ricordi niente. Qualunque cosa ti chiedano, non ricordi niente. Non ti ricordi neanche come ti chiami. Insomma, fai il tonto, chiaro? Ma tu stai vicino a me. Ricordati bene questo. Io sto sempre con te, anche quando non ci sono. Sì. È chiaro, Lilletto? Sì, sì. Sì. L'altro poi ci siamo, eh? Grazie. Sta tranquillo, pupè, non è niente, sta tranquillo. Coraggio, Lillo, ci siamo, coraggio. Oh,
professore, per l'altra corsia ho già avvertito suor Clemente. Professore, si era parlato di... A lui la radiografia domani, eh? Sì, professore. Allora, giovanotto, come andiamo? Tengo fame. Oggi gli diamo... Ma sì, praticamente può mangiare di tutto. Va bene. Sei contento? Eh? Era ora. Sì, eh? Vabbè, adesso ci vuoi dire come ti chiami? Sei scappato di casa, eh? Di la verità. Ma non mi ricordo. Può darsi che, chissà, una caduta, un fatto traumatico potrebbe aver determinato una temporanea mancanza di memoria. Ma facciamogli un elettroencefalogramma. Giusto. Comunque è stato avvertito il commissariato, sì? Sì, professore, l'ho avvertito subito. Va bene. Beh, ciao giovanotto, eh? Ciao, professor. Ciao, buongiorno. Ciao. Professore! Stai buono. Professore, quando calmo, esco? Calmo. Stai calmo, c'è tempo. Come c'è tempo? Il giornaletto. Nessuno oggi, Marè? Nessuno. Va bene, leggi dei giornaletti. Che signor, c'è? Però io tengo fame. E quando mangi? Forse stasera. Minestrina e mela cotta. Sei contento? Su, andiamo, abbiate pazienza, uscita, signori. Siete buoni, su. Forza, uscita. Uscita, signori. Thank you.
hai mangiato? Stasera mangio, mi danno minestrine e me la conto. La schifezza. Signori, signori, per favore. Siete buoni, su. Dovete andare, sì, tardi. Sì, su. Lasciatelo tranquillo, su, siate buoni. Adesso andiamo. Sti sardegnoli. Signora. Beh, come va? Ma chi era Cosso, Cosso Pippieto? Sarà stato vostro nipote? No, 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 no. Ma come no? No, no, chissà no. Quanti ce ne avete. Ma a me mi sa tanto che tempi vostri troppo avete seminato, non ne... Ma non mi sappigliavo strunzo. Ma non vi prendo per strunzo, è che ve ne siete scordato. No, no, no. Ma come no? State calmo adesso, eh? Riposate, su. Arriva il secondo turno. Tutti a letto, ragazzi, arriva la sbobba. Che c'è stato? Buono, buono stasera al brodo, ti piace? Dopo. Quello te mangi, cocco mio. Oh, non rubare. C'è da rubare. Ecco. Ma è lì. Dove sta sto ragazzino? Ah, onde è ido il ragazzino? E ido al cesso. Come ido al cesso? Ma quando lo mangiare questo va al cesso, non ho capito. E ci va quando gli scappa. Aspetta, ma fa che gli do la frutta mia. Tiè, tanto io c'ho la colina. Dai pure a mia. Sì, sì, pure io gli do. E camia. E bravi, grazie. Anvedi, oh. Ma va pure a mia. Grazie. Bravi, bravi, bravi. Grazie tante. Chi ci è rimasto? Chi ci è rimasto ancora? L'avanza un bidone del brodo di pollo, interessa? Portala al gallinaro, ma fa! Qua in vista, eh? Lillo, come va? Racconta, dai. Cine, a ieri sono venuti i carabinieri, mi hanno pigliato la fotografia. Lo so, ma tu che gli hai detto? Non ti sarai mica fatto accorgere, eh? No, ma che? Zitto come un pesce. Bravo, allora adesso stai bene a sentire. Domani mattina, presto, prima delle pulizie, scendi giù, ti puoi muovere senza dar nell'occhio, no? Voglio. Bene, allora, io ti aspetto uscendo da qui a sinistra. Ci sono tre palme. Le hai viste quelle palme, no? In fondo al giardino? Sì, sì, va buono. Ma la tua roba dov'è? Gli scarpe stanno qua, i calzoni e tutto il resto saranno da chi lo come si chiama. Questi petti di ferro laggiù? Ma io sa ci aprivo tanto è facile. Bravo, allora intesi, eh? Ah, ce n'è. Ma a te ti piacciono pure i patate? Lo so, perché? Ne tengo quattro porzioni, sana sana, e due arance. A caposale muore bene. Oh, va? Uscita! Aspetta. Uscita, signori, per favore, coraggio! Non me lo fate ripetere tutti i giorni! Forza, signore, ciao, caro, ciao. E io dice che non è primario, eh? E te chi adesso fa? Vado, su, è l'ora, bisogna rispettare l'orario! Uscita! Forza, uscita! Ciao, non è in gamba, uscita, eh? Uscita, signori! Dio mio, aiuto, Dio mio. Che c'è? Dio mio, aiuto, aiuto.
aiuto, aiuto, oh Dio mio, aiuto, oh Dio mio. Madre! Aiuto! Padre! Madre! Stiamo morendo! Stiamo morendo! Mannaggia! Che c'è? Venite, venite! Oh, io ci sto male! Venite, venite! Sta morendo! Oh, io ci sto morendo! Va bene, vai a letto tu! Padre, venga! Oddio! Maronna! Buono, buono, Salvatore. Adesso arriva padre Leonardo. Allora, Salvatore, sei pronto? Abbiamo fatto un lungo discorso noi. Ti ricordi, Salvatore? Dal profondo grido a te, oh Signore. Dal profondo grido a te, oh Signore. Ascolta la mia voce. Ascolta la mia voce. Le tue orecchie siano attente. Le tue orecchie siano attente. Alla voce della mia preghiera. Alla voce della mia preghiera. Se tu guardi le mie colpe, oh Signore. Se tu guardi le mie colpe, oh Signore. L'anima mia aspetta il Signore. L'anima mia aspetta il Signore. Più che le sentinelle il mattino. Più che le sentinelle il mattino. Più che le sentinelle il mattino. Più che le sentinelle. Il mattino. Aspettano la luce del nuovo. Ehi, ce l'hai messo di tempo, eh? Ce n'è, oh sai, è successa una cosa terribile. Vabbè, dai, andiamo, ce la fai a salire. Attento, eh? Attento, piano, piano. Così. Ma perché hai fatto così tardi? Sono due ore che aspetto. Ma chi non l'ha, ovviamente è morto. Ma vabbè. Capita. Dai, Lilo, su, andiamo. Leviamoci di qua, dai. Sì, perché? No, ma sto guardando io. Ah, vabbè. Ma come? Ci ho lasciato mia moglie, Maggie. E sto guardando pure la signora. Sei napoletano, eh? Ha sentito, sì. È napoletano. E vabbè, tieni, va. Però ricordate che a voi napoletani oggi vi famo li bozzi. Che ci fate? Li bozzi! Ci ma come ce lo sai? Oggi c'è Roma-Napoli. Ma chi gioca la partita? Roma-Napoli. Roma e Napoli si presentano all'Olimpico della formazione tipo. Grande partecipazione di pubblico festivo, lascia. Favorita da una giornata di fine estate.
speciale. Vero o no? Come no, è speciale. Guarda il castello. Ah, l'avevo visto. Bello. E là sta tutta la città, vedi? È grossa nave, lei. E vedi nave, vedi? E che sta a Milano, quando mai ce n'è? È speciale o no? Te l'ho detto, no? È speciale, va buono. Calda, sa ce n'è, ma facesse proprio un bagno. Mica tanto caldo per fare il bagno, eh? Ma poi non già ci mancano tanto, e tu? Beh, abbastanza, sai, all'idroscalo, lì a Milano, facevo il caposotto, mi buttavo dal trampolino, sai. Era un campioncino, eh? Sì, a me quando mi piacesse. Ti imparo io, tranquillo. Sì, però adesso, questa assunta, dov'è? Allora, lì, ti orizzonti o no? Sì, 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 non ti preoccupare, ce n'è. Poi, ma dov'è che è? A Vimma Cercana, a Piazza Grande, a Duce stanno Piz Roma assettata a cavallo, goppa lo cavallo. E su cavallo te ne capa abbassata. E a coda sa. Beh, occhio direi che lei è il Garibaldi o giù di lì. Ma dov'è di preciso questa piazza? Ma pare che la parte, eh? Ma sei sicuro di là? Sì, sì. Miseria. Ma allora non ricordi proprio ma niente. Ma pare quando scendeva là in coppa che era quella parte. Ma in coppa cosa? Ma forse che la parte là. Ma... Vabbè, adesso noi con calma andiamo di là. Sì, mi pare là. Ruan. Non c'era una scaletta? Sì, non ti preoccupare. Qui mi pare ci stanno vicini con una scala, vieni. Allora, questa è una scalinatella o no? Sì, tutto preciso come a casa. Soltanto che però da me c'è stata una fontanella e il cane non ci sta. Cos'è, una torta? E poi chiunque ha che la parte non ci stava a casa da su. E allora? E mo? Dai. E allora proviamo? Proviamo un po'. Mi sono persa. A dove stiamo qua? Ma hai letto, no? Sul cartello. Molo di Sant'Andrea. Orca. Cine, importiamo di via. Bella sta barca qui. Chissà cosa costa. Vena che la guarda. C'hai miraggi te. Rotta la zuppa di gozze. E quando sei fresco che proprio. Ecco. Sì.
No, queste non vanno male. Vediamo che facciamo. Ditta, la sentiresti mica dire? Che cosa? No, no, niente. Grazie. Buono, ma che qualsiasi canzone, anche... Mangia, mangia, senza quando guaglione. Una mattina... mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ehi, tu! Dici a me? Vieni, dai. Ma... E su. Coraggio, vieni. Ma di dove sei? Di qui, qui vicino. Ti andrebbe una pizza? Dice sul serio? Cameriere, cameriere! Brut, un'altra pizza, come? Come la vuoi? Ma semplice. Semplice, marinara, come la mia. Nata marinara! Dai, siediti. Ma... cosa? Veramente è che ci sarebbe anche il mio amico. E dove? Dove? Lillo! Ven chi, dai! Mo piglia la sedia! Cameriere, a me quel cozza! Ma sì, va benissimo! Ehi, Salvatore, ma sì! Ah, Arruoi, oggi non è una cosa. Ma che volevo fare? Andiamo a casa. Accendo un motore, va. Quant'è allora? 9.500. Va bene così, grazie. Grazie a voi. Ma dov'è che abitate voi? Ah, beh, mica lontano, eh. Qui vicino, al moletto di Sant'Andrea. Noi due siamo cugini, sa? Però siccome che al momento i miei sono fuori, verso certo. Milano, diciamo, io momentaneamente sto qui da lui, no? Dalla sua mamma, l'Assunta. Sì, perché l'Assunta, cioè sua mamma, sarebbe anche una mezza parente a me. E allora... Si capisce. Se siete cugini... Appunto, e in mancanza d'altro, diciamo che questa mia zia a me mi fa anche da mamma. Ci vuol bene pari, ecco. Sì, io mi rendo conto, sa, che lei... adesso magari si starà chiedendo, ma come mai questi qui, vivendo in una famiglia, vanno in giro così a chiedere quasi l'elemosina, per modo di dire? No, no, io non mi sono chiesto niente. Ecco, bravo, perché sono cose, vero, che insomma capita, no? Certo. Quando si è in tanti in una famiglia da sfamare, uno bisogna che si arrangia. È chiaro. E lei è mica di qui, lei, eh? No, non proprio di qui. Io sono di qui vicino, di Gaeta. Ah, è bellissima! Allora la conosci? No, ma l'ho già sentita dicere. Ma sarai matto, te. Marinà, ma tu come ti chiami? De Concilio Giuseppe, marinaio di prima classe. Aspada! Peppino. Ah, ecco. Ma è di carriera oppure... la naia normale? No, no, naia, per carità. Marana, ma... che non c'è sta scritto, Kangop? Leggi, sai leggere. Fol...
Folgore, no? Eh? Ah, e che sarebbe sto Folgore? Folgore è il nome della mia nave. Adesso stiamo qua un'altra quindicina di giorni e poi in giro. Folgore. Beh, lei ce n'è, importante. Folgore. Ma sto Folgore, che significa? E Folgore, no? Quando fa mala tempo, quando in cielo c'è stato temporale. Ah, è l'app, bravo. Mi pareva. Certo. Marina, ma voi in coppa a nave tenete il denaro assai, eh? Ah, sì? E a te che te l'ha detto? E l'ho pensato perché una mare in coppa a nave ha dato ni a risparmiare per forza. Perché in coppa a nave mica ci sta la pizzeria o il cinematografo, per femmine. Beh sì, effettivamente in un certo senso è un po' così. E allora, Marina... Su, coraggio. Marina... Eh? Hai fatto 30, fa 31. E cioè? Ci vogliamo una bella gelata. Che sacco fa su quagliuno. Camille Lira, va. Ecco. Dai, entra. Dammo capire. Svelto, su. Ti facciamo perdere un sacco di tempo, eh? No, non ti preoccupare, chi se ne fotte. Hai fatto, Lillo? Ecco, il momento. Ma il cappello, Folgore sa da leggere, eh? Sì. Va bene. Poi le fai pure tu, eh? Grazie. Ci sei? Hai finito? Hai finito? Ecco, allora, sì. Fuori, dai. Cine, hai fatto la girata scritta Folgore. E allora? Pazienza. Uno, due. Eccolo. Eccola qua! Ecco qua! Ci devi, mi sono bene! Guarda qui! Qua. Ah sì! Questa è bellissima! Guarda, eh? Guarda quanto è scena! Accidenti! Quanto è scena! Qui si vede bene il cappello! Hai visto quanto è bello, cara! Ci sta pure la pelle! Ultimamente sono buono! La pelle tu hai visto! Sono bello! Sei bellissimo! Sì, no! Attenti, senza distrarvi, Guardate bene! Porca! Ah, dentro la manica, a me mi fai fare! Dentro la manica, dentro la manica. E guarda. Guarda. Che magia! Hai visto, ce l'hai? Abbandonati! Aspetta, lo conoscete quello delle mille lire? No. No, non lo conoscete. Attenzione. Con le 10.000, è lo stesso. Attenzione, non vi distraete. Attenti. Ci sta un po' di vento adesso, non so se... Vabbè, ci proviamo, Ecco. Oh, Cine. Piaciuto? Osteria. Bravo a fondo. Cine, fallo pure tu. Ma no, non sono mica capace. Non è difficile, prova. Avanti, prova. No, non sono mica buono. Tò, i soldi. Tieni. Che ora si è fatta? Qui, ragazzi, devo essere a bordo entro mezz'ora. Muoviamoci, qui abbiamo pagato. A proposito, dov'è che state voi? Dalle parti del molo di Sant'Andrea, no? Te l'ho detto. Sì, Sant'Andrea, sì. Sai dov'è Sant'Andrea? Sì, lo so dov'è. Ecco, noi lì stiamo. Va bene, allora andiamo, vai. Ma... Forza, muoviamoci. Avanti, Lilith. Facciamo una bella corsa, dai. Ecco, sì. E tu non vieni? Allora, ti muovi o no? Sì. Dai. Corri, Cine, fai vedere a voi, prima di fare.
Un po' tardi. Dai, dai, forza! No, non vi preoccupate, basta che corriamo un po'. Là in fondo c'è la fermata dell'autobus. Avete visto che siamo arrivati? Marina, ma sicuri che... No, non vi preoccupate, per 5 minuti... Ma sicuri che non passano guai, per colpa nostra? Gli altri marinai stanno entrando ancora adesso. Allora, siamo d'accordo così. Mi venite a prendere qui domani e ce ne andiamo al cinema, va bene? Ciao. Grazie, eh. A domani. Ciao. Ciao. Di Mar. Ma domani qua? Domani quando esce, poi ha detto che ci porta al cinema. Dai. Stai pensando lì in letto? Cine, eppure papà tu dicete che la gente è in divisa. Sì, la divisa è sempre la divisa, ma per Folgore è diverso. Lui fa il servizio di leva. Per lui la divisa è come un incidente temporaneo, diciamo, va. Cosa c'è ancora? No, pensavo che... Su. Pensi, Cine, io, tu, Assund e Folgore... Tutti e tre. Tutti e quattro. E va buono, insomma. Dentro una grande barca, ca cucina e tutto. Assunto, tutto il giorno fa pizza, panzarot, caprol. E noi uomini a fatica, a pescare i scorfani, i polpi, i cozzi, l'aragosto. Maron, che bellezza, cinè. E poi a domenica riposo. Tutto io una panza all'aria, che bello! Sì, però bisogna prima trovarla l'assunta, eh? Cine, non ti preoccupare, di mano sono sicuro che la troviamo. Vabbè, va, adesso bisogna prepararci per la notte. Fa freschettino qua, anche umido. Cavallo con la testa lì in giù e la coda lì in su. Sì, a te è un cavallo con la testa lì in giù e la coda lì in su. Però non ho, mi è che qua mi ci metto. Thank you.
faceva assurdo. Signore, a che la parte? Già me l'hai chiesta ieri. Ma è se che la fontanella ha tutta questa scalinatella rinda un portone là. Sì signora, a che la parte? A che la parte c'è stata piangiano con la scalinatella. Tengono poco fa. Ah, eccola. Guaglio, leva in mano, ma che tu? Non si preoccupi, signora, penso io. Pensa lui, papà. Mi dà due mele e due pere. Uè, dove vai? Aspetta! Sto qua, babe! Io faccio babe. Ma che male ci ho fatto? Ma perché? Perché? Ma è possibile? Tutto il giorno che la sigaretta da bocca? Ma quando la mangia ci viene da fumare? Ma non posso manco fumare? Ci viene da fumare? Ah perché? No! Non sa da fumare! Ma posso manco fumare la sigaretta? Vici! Vici! Vici è scena basso! Ma tu che vuoi? Scena basso, da giri ti amma! A voi per niente fa sto casino, no? È morta! Vabbè, aspetta un po' per andiamo a uscire. Mo che l'hai chiamato, sei contento? Ma scuccia, a chi lo zitto, fa? Zitto, stato zitto! Zitto, non voglio parlare, non voglio sentire più! Vici è, senta tua moglie! Ma che... È figlio da creatura, che se non la sa da me, da zitto mille volte! Aspetta, ma che Lucca fa? Stato zitto, a Lucca sei! Stato mio con me! Mamma, state con me, che amore c'è ben zitto! Quando non sapevo che fa... È stata buona pure tu! Vieni qua, bella papà, vieni, E levate che lo muzzicone fatendo le sigarette alla bocca! Mannaggia a me! E quando mi siete comparato un nanto, tu e mamma! Accorta, su. Hai capito, accorta? Ma io non c'è nessuno. Che saluto, ma te l'ho detto, aspetta! Tutto voglio dici di più. E ti ha gerito tante volte che a mamma non li ha trattati malamente. Ho parlato chiaro. Ho parlato chiaro. Sì, signore. Andiamo in cena, mamma. Bello, bello papà, non chiogliere, che mi trunga la popatella. Hai capito, su? Non ne voglio dire più, eh? Sì, sì, ho capito. Hai capito veramente, capito. Bravo.
Mi scusi, signora. Scusi, Che volete? Qui c'è un amichetto mio che... Cineo! Aspetta, aspetta. Che volete? Tutta la mattinata che... Vede, noi veniamo da lontano. Veniamo da Milano, sa? Ma che volete? Ma no, scusi. Che volete a me? Ma no, ma scusi. Andatevene! Andatevene! Cinematografo! Andatevene a casa vostra! Andate! So! Deconcilio! Oh, che vuoi? Senti, Peppino, allora siamo d'accordo, esci tu al posto mio, Sì, sì, grazie, va pure. Ok. Io poi me l'immaginavo lì letto, non ti dicevo niente per non scoraggiarti, sai, ma me lo sentivo che questa assunta poverina, mi dicevo dentro di me, magari è morta, oppure ci avrà i suoi problemi, come tutti noi. Sei d'accordo? Certo, la delusione è stata grande, ma io ti giuro lì letto, più per te che per altro, capisci? E rispondi, ostia, di qualcosa. Sei d'accordo che non sposta niente? Sì, sì. Lì letto. Fidati di me, eh? Capo. Oui, ciao. Sei convinto che c'ho ragione io? Sì. Eh? Vorrà dire che su quella tua grande barca, lei l'assunta, non ce la facciamo salire. Dico bene? Dai! Io ti assicuro che Maria Ma è... sì, lo so, vuoi che non lo sappia? Maria è una brava ragazza, è perfetta anzi. E proprio questa è la fregatura, capisci? I tenga a fa' altri... Ciao, Beppe. Ciao. I tenga a fa' altri 7 mesi imbarcato e poi che succede? Che prospettive tengo, me lo sai dire? Fra 7 mesi ritorno a Gaeta e non esistono possibilità di lavoro. Lo sappiamo qual è la situazione, vero o no? E allora? Ciao. Ciao. Ma scusa, Pepì, ma lei ti vuole bene, è molto attaccata a te. Parlaci, chiarisci il fatto. Non è mica detto che vi dovete sposare. E poi, Pepì, piglia un po' la vita come viene, no? Dai, stai sempre lì a fare dei drammi. Ah, ho capito, va buono. Oh. Ancora così stai? Ma ti vuoi muovere? Andiamo, vengo, su. Vengo. Ma sto folgore quando è? Adesso arriva, no? Ah, eccoli che stanno uscendo. Ci sono, li vedi tu? No, non li vedo. Prego. Ah, sì! Eccoli! Ehi là! Hai visto chi c'è? Ciao! Li visti? Ciao! Guarda! Perché ti lascio dove non mi trevo i ragazzini? Cosa ti fai? Coprimi! Vabbè, sono così emozionata con la faccia. Ciao, che destino, non vedi? Non mi devo favorire. Coprimi, poi ti spiego. Fai un po' di... Ehi, sta? No, guarda, mi sa che non c'è perché... può darsi che l'hanno consegnato. E dai, cammina, che ne so io. Oh, ciao! Ehi, siamo qui. È colpa nostra che gliel'ha fatto tardo, è colpa nostra. Ma qual è colpa nostra? Gli gira un caporale e lo sbattono dentro. Questa è la naia. Dai, Lillo, su, cosa guardi? Dai. Aspetta. Ma dove andrai? Ma insomma, si può sapere cosa c'hai, No. Ma parla, ostia, no? Io pensavo a barca. Sopra che la barca. Ancora con queste stupidate. Finiamola, no? Basta.
No, pensavo che in coppa che la barca ci volevo portare che la Cinzia. Parmigiani. Senti, Lillo, una volta per tutte, in quella barca lì ci siamo te e io soli, chiaro? Non ci serve nessuno, non abbiamo bisogno di nessuno noi. E adesso basta. Dai, vieni, che andiamo a prendere un gelato. Sì. Così non ne parliamo più. Oh, Peppino, paghi tu, eh. Sì, una volta per uno, certo. Scusa, eh. Hai visto che è carino? È molto guarda, gentile. Lui è un risparmiatore, capito? Io ho una bucata e così. Quale misera fine. Posso ringraziare i miei cristiani? Muovete. Forza. E chi sono, i nipoti tuoi? No, sono due ragazzini che ho incontrato. Non me ne avevi mai parlato. E che ti dovevo dire? Vai, stato risarcionato. Oh, Peppino, io vado avanti a prendere i posti, eh. Ma buono. Sono preso da due parecchieri. Che c'è, Peppino? Ci hai ripensato? Di la verità. No, non è che ci ho ripensato. È un... Non è per te. Non ce l'ho con te. È un'altra cosa. È una cosa mia, credimi. Non... Non ti posso spiegare. Scusami, io non... La verità... La verità è che avevo un altro impegno, ecco. Ah, ho capito. Ma che hai capito? Non c'entra niente. È un'altra cosa. Non è quello che pensi tu. Anzi... Puoi venire se vuoi. Anzi, vuoi venire, sempre se ti fa piacere. Ma certo che mi fa piacere. Allora andiamo. Ma e loro? No, ma a loro non gliene frega niente. Vieni, vieni, che adesso ti spiego. Dunque, il fatto è questo. Ieri ho incontrato due ragazzini. Uno, quello piccolo, è uno spasso. Tu la veri, Marie, è un guaglione di una simpatia incredibile, infinita. Ma cosa fai? Lo butti? Non me lo ha più. Dai, andiamo a sistemarci lì a sole. Attento, eh? Dai, là. Senti un po'. Insomma, Lillo, va mica bene così, eh? Oe, mi senti? Guarda che io va a finire che ti mollo, eh? Non ne ho vero. Sì, ma tu, osteria, sempre con quel muso lì. Ti voglio vedere ridere, hai capito? Se uno dovesse buttar via tutto così, alla prima fesseria, si starebbe freschi, si starebbe. Oe, ce n'è, sai, di strada da fare? Ricordati, troppo dovrai camminarci dentro quelle scarpe lì. Hai capito? Le scarpe. Sono speciale. Grazie tante, ce n'è voluto, eh? Ma adesso voglio che ridi di più, voglio che ridi bene. Sei capace di ridere? Ridere, devi ridere. Beh, se non ridi ora, a Milano, all'idroscalo, quando con tutta la banda si facevano i tuffi con la figura, beh, era uno spettacolo fortissimo. E che sono sti tuffi con la figura? Beh, bisogna dichiarare, cioè prendi il nome di uno, un pirla qualsiasi da prendere in giro. E io ci faccio sopra il tuffo, hai capito? Coraggio, di un nome, avanti, prova. Il me.
merda! Vabbè, adesso vi spoglio e andiamo a incominciare, Ale! E qui è Sant'Andrea. Ma lo Sant'Andrea dove? E una parola? Non ci vado, non ti farà male! Va, allora il merda, Allora il merda! Budellona sarei guai! Appena preso! Insomma! Ce n'è una mano! No, no, tu stai lì, non ti muovere, Avanti! No! Don Mario! Don Mario! Che Dio vi benedica e vi conservi a salute, ciao! Bravo! Aiuto! No, no, stai fermo lì! E mo ci ti avrai già! Ma cosa ci farai con quel pistolino, pisciolino? Ciao! 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 Cine! Oh. Cine! Cine, esci! Fermo lì! Cine! Cine! Cine, esci! Aiuto! Affoga! Tu rete, tu rete! Oh, mamma mia! Mamma mia, quanta paura! Tieni per la testa! Sbrigati! Dottore, dottore! Venite, un favore! Dai, dai! Venite! L'autoambulanza! Non me la sta! Dai, dai, vinci, dai! Venite! No, così mi ha passato tutto! Sbrigati! Non venite ad aiutare, no! Oddio! Che fate, guardate! Venite! 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 Da questa parte! Oddio! Dai, su, 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 dai, coprito, oddio, come faccio? Come faccio? Sì. Ma come mai? Devo mangiare? Ma lo mangiato prima. Ma lo conoscevi? Ma no, ma io lo vedevo di stare. Venite! C'è sta piccinella che chiama, strilla, è disparato. Ma che cos'è? Un'ambulanza? Oddio, che sarà successo? Aspetta qui, Marie! Sì. Aspetta qui! Indietro, indietro! Per piacere, state indietro! Calmi, indietro! Qui, Marie! Lillo! Bene, tu che... Non vi preoccupate, ci sto io con lui! Ma sei un parente! Po' guaglione, sta con me! Porcole! Peppi! Posso fare qualche cosa? No, adesso proprio no, guarda, ti chiamo io dopo, Ma perché? Ma perché? Su, Lille. Ma perché? Coraggio. Sì. Non so.